Il secondo premio,
operaio. Thank you.
Vinzi e il cartiere Lauria. Sentite, vi volevamo chiedere come riuscite a tirare i carri di quest'anno dal punto di vista dell'afflusso, della partecipazione del pubblico, perché la tradizione dei carri è una tradizione che a Marzano ormai si ripete da molti anni, da un decennio. Come è riuscita questa tirata? Noi ci aspettavamo qualcosa di più, onestamente, perché il pubblico come interesse ufficialmente è un po' mancato, perché non lo so, forse vanno a dedicare da altre parti, o perché è poco tempo. Comunque, tutto sommato, siamo contenti di come è andata, ci siamo anche diretti per questo tipo di contatto. Sappiamo tutti che la gente manzanese sono veri maremmani, quindi ogni tanto hanno l'abitudine di parlare un po' troppo. Com'è stato il metodo di giudizio di questi casi? Come avete stabilito? Primo, secondo, terzo, corso? Perché negli scorsi anni probabilmente qualcuno ha detto che era stato premiato il carro che non era da premiare. Sicuramente come si fa? Si sbaglia. O fai bene a uno e fa torto a quell'altro. Quest'anno si è deciso di mettere a disposizione del pubblico, di chi aveva voglia di votare i carri, intorno a un migliaio di 900 euro. Chi ha voluto a questo biglietto ha votato questo carro per i carri più. Il carro che ha vinto è stato quello del collega. Sicuramente per altri saranno soddisfatti, no? Purtroppo c'è chi vince e chi perde. I carri di quest'anno sono stati molto, molto belli. Per il prossimo anno avete intenzione di ripetervi sempre in una maniera migliore? Per il prossimo anno noi non ci saremo. Visto che gli aiuti sono tanti, sicuramente c'è troppi aiuti e noi non ci smetteremo più. Se no ci si danno uno con l'altro. E allora è bene, fa forza che voglia di non ci sarete, verrà fatto un altro candidato col carnevalesco? Speriamo di sì. Degli altri organizzatori? Speriamo di sì, perché noi ci darà le dimissioni per te. E speriamo che qualcuno abbia voglia di entrare e di noi si fa a forza presto questa assemblea. Prendiamo da quella di entrare e cominciamo fin da 15 minuti per l'anno prossimo. Poi vedremo se qualcuno di noi avrà voglia ancora di rimanerci a qualche dubbio, perché come ripeto la luce non ci sono stati. Noi non ce lo auguriamo che voi diate le dimissioni, comunque sia se le organizzerete per il prossimo anno, speriamo che le riorganizzerete bene come noi, gli anni passati. Nonostante tutto, considerato i sacrifici e le perdite di tempo e il lavoro, tutto sommato io ieri sera quando si è finito, tutto quello che magari la radiatura l'avevo preso qualche giorno dietro, quando mi sono scaricato il piede, sono divertito veramente. E sono stato bene e ho avuto una gran soddisfazione. Perché sono stato forse di così divertito quanto e più di quelli che erano altri. Noi vi ringraziamo. Anche al vicepresidente. Lei vicepresidente, anche a lei questi carri gli sono piaciuti, anche lei è dell'idea di dare le dimissioni? Sì, anche io sono dell'idea di dare le dimissioni, perché come ha detto il Presidente non abbiamo avuto molti aiuti e molta collaborazione da parte del pubblico e di altre gente che ci doveva aiutare. E i carri mi sono piaciuti, anche se da qualche anno a Marciano non sono stati fatti molti, perché come abbiamo visto i carri sono stati fermi. E speriamo che chi prenderà il nostro posto il prossimo anno riesca a fare meglio di noi. E io glielo auguro. Invece a lei, cassiere, da un punto di vista economico, il pubblico è stato molto aiutato molto. Non ci possiamo lamentare, dobbiamo ringraziare le persone che sono andate a chiedere un'offerta, questa era al pubblico mancianese e ha corrisposto abbastanza. Non possiamo lamentarci, no? Queste sono cose che diventa anche noiose, perché il primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno, in 6 giorni
vai a chiedere i soldi a questa gente, non è una cosa simpatica, capito? Ci manca, per dire, qualcuno che dia un contributo, che ti dà la possibilità di fare dei carri, e qui invece manca questa frase qui, manca più di qualche cosa, come per dire il comune poteva benissimo dare qualche locale per far fare dei carri, anziché di andare a chiedere per dire in tutti dei locali per poter fare i carri, invece il comune non c'è neanche di comune di Milano. Quindi grazie economicamente, grazie ai sacrifici, si è portato avanti. Noi ringraziamo e speriamo che chi prenda il vostro posto, se darete dimissioni, sia la stessa volta. Con carnevale, è necessario, deve essere necessario.
far intervenire per il giudizio delle persone esperte che possono venire dal Bertello, da Grosseto, da altri, insomma, da regioni adiacenti, ma che non siano del paese. Una giuria specifica, capace di analizzare e di vedere, e se poi si vince, meglio, se non si vince, mi hanno fissato, non è idoneo a prendere questo premio, questo primo premio, che è una dei diritti grandi di tutti i ragazzi, perché i ragazzi lo fanno anche per migliorare, per vivere insieme, per socializzare, per fare ricerche, di voler approfondimento, però è giusto che il giudizio sia obiettivo, sereno e viva il camerale. Per il prossimo anno pensa di organizzare ancora un altro carro sempre per conto delle scuole medie? Io senta, ho già un'idea in embrione che penso che possa piacere non solo ai ragazzi ma anche alla cittadinanza. Però se le cose andranno in un altro modo, non perché ci devono essere vinti o vincitori, ma perché sia un'analisi profonda, un'analisi chiara e precisa e seria. Perché se dobbiamo essere così, insomma, io non sono rimasta soddisfatta di questa. Quindi se vuoi organizzare un altro carro per il prossimo anno, contale la serietà degli organizzatori. No, ma io non voglio criticare il loro operato, non voglio, sinceramente non voglio criticare, perché forse non hanno saputo cogliere o trovare un'altra forma di poter giudicare, però sarebbe bene che appunto questo giudizio venisse fatto a professione grande, perché altrimenti non è come dire. Detto questo, noi ci auguriamo per lei che si organizza il carro per il prossimo anno e la ringraziamo per l'intervista. Io ringrazio voi, mi avete dato questa possibilità. Non c'è stato niente su cui impostare il conto di una vincita forzata,
è nato questo camerale in collaborazione con gli altri pubblicani, sono scelte le carte ugualmente belli, e tutto questo non ha fatto altro che dare quel sintomo di allegria di velocità di tutto. A lei, credimi Andrea, lei che ruolo ha avuto nell'allestimento del carro? Quanti sono stati i ragazzi che hanno fatto parte di questo carro? Loro, per quanto riguarda il carro, diciamo di collaboratore, a fianco di Giancarlo, che è il mediatore, e più che altro, diciamo, tecnico, elettronico della mobilità, ho avuto oltretutto anche una mano da un altro ragazzo che mi ha aiutato, sinceramente mi ha dato veramente una grossa mano. E i ragazzi che hanno partecipato a questo carro erano 38 ragazzi, tra tutti diciamo quasi delle scuole medie e qualche adulto, ma molto pochi, perché noi ci basiamo specialmente su ragazzi giovani, vivaci, allegri, che danno brio al carnevale. E con carnevale senza più e carnevale. Infine a lei, avete avuto aiuti dal comune o dal comitato carnevalesco nell'allestire questo caso? Aiuti dal comune no, il comune ha predisposto la vigilanza sulle strade. Dal comitato carnevale sì, abbiamo avuto un certo contributo con il quale abbiamo potuto realizzare il caso. Per quanto riguarda La sfilata è stata fatta abbastanza bene, non ci sono stati problemi. In altre parole, da Manciano non è che abbiamo vinto noi, anche se il nostro cane è stato vinto, ma fino a male. Lei che ruolo ha avuto in questo caso? Beh, io generalmente faccio la maschera. Aiuto sì agli altri a costruire il canto, però il mio ruolo è la maschera, la scena. Io sono l'orco e mi sono trovato abbastanza bene, anche se non sembra, sono tipo scherzoso e questi ruoli mi piacciono. Io mi sono divertito, speriamo che anche gli altri che hanno seguito il carnevale si siano divertiti in questo tempo, insomma, che si è fatto questa finale. Terminiamo con Vasconi Giancarlo. Lei ha vinto il carnevale 1988 con un carro e ha rivinto l'anno dopo, quest'anno, nel 1989. Ha qualcosa da dirci? Ma spero, vi lasciamo tutti se non ci siano 2:33. Animali del Polo Nord rappresentavano questi due paesi, e in mezzo a questi
bambini c'era anche la figura di Reagan e di Gorbaciov che parlavano insieme con i bambini. Questo è il significato, diciamo, del caso che noi abbiamo fatto. Sinceramente il suo caso aveva sì un profondo significato sociale, ma coreograficamente era un po' scadente. E perché non si è impegnato maggiormente a presentare un caso più bello? Ma i motivi sono due. Il primo è che l'abbiamo fatto per ultimo in questo caso, per cui ci siamo messi a lavorare 15 giorni prima del giovedì grasso. Di conseguenza avevamo pochissimi bambini su cui lavorare. Avevamo 20 bambini solamente. Di questi 20 bambini, 10 erano delle elementari e addirittura qualcuno della scuola materna, per cui era impossibile lavorare coreograficamente con questi bambini. Poi il motivo c'era anche un altro, è che in tutti i miei casi, in questi 4 anni che io li ho fatti, ho sempre tentato di dare un'immagine di vivacità che non fosse legata solamente a un balletto o a una musica o a qualche cosa di coreografico, ma che fosse veramente lo stare insieme. Infatti, se si ricorda, il martedì grasso è stato una vivacità molto, molto maggiore, fatta di corsi, di balli, di canti e via dicendo. Questo è un po' il senso del perché la coreografia era così minima. Anche perché, ti ripeto, ritorniamo un po' al discorso che facevamo, hanno pochi bambini, di questi bambini poi molti erano molto piccoli. Per cui abbiamo pensato più con Raffaele e con gli altri ragazzi della nostra mano di creare più un ambiente di vivacità. Senta, con il suo caso il dirigente, lei è grandette, quindi ultimo. Ha qualcosa da dirci ulteriormente? Certo, essendo prete, io prendo il Vangelo e lo leggo così.